Francesco Frassi, direttore sportivo della Corratec qua al Giro d'Italia 106. Come procede questo giro per la vostra squadra? Ma per ora diciamo sta procedendo bene, stiamo facendo un po' quello che c'eravamo prefissati, ogni giorno in fuga a cercare quelle fughe che poi arrivano, e poi quando c'è l'occasione dobbiamo essere presenti, infatti come è successo ieri con Vacek siamo arrivati all'arrivo, poi è normale quando siamo là piace vincere, però un secondo posto che ci fa comunque piacere, ci dà morale, poi ha vinto il più forte Bajs. In quella fuga era il più forte, quindi c'era poco da fare. Karel ci ha provato fino all'ultimo, però siamo soddisfatti sia di lui ma anche di tutti gli altri ragazzi, perché ogni giorno ne abbiamo un fuga uno diverso. Ci sono delle fughe che arrivano, delle fughe che magari sono già destinate a finire. Ci siamo presi anche delle critiche gratuite, però credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra solida, perdendo il nostro leader Valerio Conti, quindi che era una pedina fondamentale per le tappe dure e importanti, che però è rimasto qua con noi a darci morale, quindi sinonimo anche di un gruppo e di un lavoro fatto veramente bene da dietro le quinte da tutti, quindi siamo veramente soddisfatti fino ad oggi, ma è molto lungo il giro, siamo ancora alla prima settimana, quindi c'è da fare molto. Valerio Conti infortunato, ieri l'abbiamo visto sulle strade incitare i suoi compagni di squadra, quanto può influire sul rendimento di tutta la squadra questo infortunio? Allora, sul rendimento ha influito tanto, perché Valerio so quanto aveva lavorato bene per arrivare perfetto a questo giro, so il valore che ha come corridore sia a livello umano che atletico, quindi sicuramente avrebbe fatto dei grossi risultati. Però è così, il ciclismo è uno sport difficile, complicato, ci sono le cadute, succede, bisogna rialzarsi, però lui ha influito tanto lo stare qua con noi, che veramente ha tirato sul morale ai ragazzi in una situazione dove si sentivano un po' persi, perché l'unico della squadra che aveva fatto un grande giro era lui, gli altri sono alla sua prima esperienza, quindi avere un compagno che gli rimane accanto qualche giorno, forse spiegarlo è difficile, andrebbe vissuto, però è stata una cosa veramente importante, questo risultato di Vacek è merito anche di Valerio Conti. Ogni giorno continuiamo a dare il meglio di noi, anche per onorare la wild card che ci ha dato RCS, perché siamo qua per dimostrare che ce la siamo meritata, credo fino ad oggi l'abbiamo dimostrato, però dobbiamo dimostrare di stare 3 settimane a un buon livello come squadra e far parlare di noi sempre in senso buono e positivo, perché siamo qua per fare dei buoni risultati e lotteremo ogni giorno. Oggi è un'altra tappa dura con una partenza impegnativa dove non sarà facile mettersi in evidenza, però abbiamo degli elementi che possono farlo e ci vedremo sulle strade giorno giorno. Grazie di tutto. In bocca al lupo.